e soprattutto sto utilizzando questo Oppo Find X3 Pro ormai da diversi giorni. Vi ho tenuto sulle spine su Instagram con molti scatti senza mai rivelare quale fosse lo smartphone a scattare tutte quelle foto. Beh, oggi ragazzi posso dirvelo, è lui. Io sono Romano Cesualdo e questa è la mia chiacchierata su questo nuovo Oppo Find X3 Pro. Se seguite il mio canale YouTube sapete bene che nel 2021 sono passato dall'iPhone 11 Pro Max all'Oppo Find X2 Pro, smartphone che mi era piaciuto davvero un sacco e che combinava design, parte fotografica, display e originalità in un periodo di smartphone tutti uguali e noiosi. Beh, quest'anno Oppo, nonostante abbia rinunciato alla pelle vegana del Find 2 che amavo, arriva nel mercato con un prodotto favoloso, con un design riconoscibile dove la back cover si fonde con il comparto fotografico, dando un senso di continuità incredibile. Non ci sono gradini, solchi, blocchi, è armonioso ed è una soluzione bella da vedere e che non si sporca come spesso succede con i classici blocchi fotografici. La mia versione è quella lucida, difficile da filmare visto i mille riflessi e soprattutto ragazzi è impossibile da tenere pulita, infatti almeno nel mio caso sono sempre stato costretto a tenerlo vestito dentro la cover che troviamo in confezione. È giusto che parliamo di confezione, va detto che al suo interno troviamo anche un caricatore rapido, rapidissimo, il cavetto tipo C per la ricarica e poi un paio di cuffiette, quindi diciamo che sostanzialmente quest'anno Oppo non ha seguito la moda di altri competitor. Voglio essere del tutto sincero con voi, l'Oppo Find X2 Pro con la pelle vegana ragazzi mi faceva impazzire, non che questo non mi piaccia ma probabilmente avrei preferito l'altra colorazione a listino. Ciò che ho amato da subito però del Find X3 Pro è il peso, le misure, nonostante comunque non si sia persa quella sensazione premium, no, che deve esserci su un top di gamma del 2021. Lo spessore ridotto, la larghezza inferiore rispetto ad altri top lo rendono probabilmente il miglior top di gamma per quanto riguarda misure e pesi che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Veramente passando ad altri dispositivi questa differenza si sente tutta. Ovviamente tutto il corpo è rivestito dal Corning Gorilla Glass di tipo 5 e ogni millimetro del dispositivo ragazzi mostra tutta l'attenzione da 10 data da Oppo nei confronti di questo petardo. Il display curvo è un altro punto di forza su questo Find. A parte le curvature che dovrete accettare perché non è piatto, la tecnologia adottata penso sia tra le più evolute mai viste su di un dispositivo, su di uno smartphone. Il pannello è di tipo LTPO da 6,7 pollici QHD Plus con ben 525 ppi ed un'altra caratteristica da 10, o meglio 10 sono i bit reali, è il pannello che è capace ragazzi di arrivare fino ad un miliardo di colori. Pannello ovviamente con tecnologia variabile per quanto riguarda gli Hertz che passano da 120 a 5 Hertz e che permette a questo Find X3 Pro di risparmiare circa il 30-35% di batteria grazie a questo tipo di tecnologia. Ciò che invece ho notato è come sia ben calibrato, anche se credo solo i veri esperti apprezzeranno tutta questa perfezione, no? Ma meglio che ci sia poi tutta sta roba piuttosto che non ci sia, visto quello che paghiamo ormai è un top di gamma, visto che il prezzo continua a salire. Ecco, un piccolo accenno che voglio farvi per quanto riguarda la luminosità: sotto la luce diretta del sole ci sono dispositivi che secondo me fanno un pochettino meglio. Il 10 è un numero che sentirete spesso all'interno di questa chiacchierata, perché se il pannello è a 10 bit, anche le fotocamere sono in grado di scattare fotografie a 10 bit, con un formato particolare che poi viene gestito direttamente dal software di Oppo, che ragazzi in parole semplici e facili, il tutto viene poi riprodotto e elaborato all'interno del display, per portare a casa questi risultati. Easy as pie, lemon, apple or cherry.
Love and go is so very sweet, sweet, sweet. Come avete visto, Oppo quest'anno ha rinunciato ad una fotocamera periscopica con un zoom super spinto, inserendo qualcosa di mai visto prima: due sensori identici da 50 megapixel, uno normale, quello classico principale, e poi un grandangolare, ragazzi, che ha davvero davvero dell'incredibile. E poi ci sono due sensori, un telefoto da 13 megapixel con un zoom 2x, secondo me valido, e un 5x ibrido, e poi c'è una fotocamera da 3 megapixel per foto fatte come con un microscopio. I risultati, ragazzi, parlano da soli, ma ve ne siete resi conto anche voi all'interno del mio profilo Instagram, dove vi consiglio di seguirmi. Ragazzi, le foto le avete viste, i colori riprodotti, la luce raccolta, sono davvero tanta tanta roba, un dettaglio incredibile, come sono veramente incredibili anche i video registrati in 4K a 60 frame per secondo. Lo zoom ci sta al 2x, va più che bene, mentre carina la 3 megapixel da usare 5-6 volte con gli amici, tanto per far vedere cos'è capace di catturare da molto molto vicino, ma nell'uso comune non credo che molti di voi e nemmeno io la utilizzerei, no? Credo che maggior parte delle foto, un po' come faccio io con lo smartphone, le si fanno con la fotocamera principale, quella deve essere ottima, ma soprattutto con la grandangolare. E ragazzi, non perdere di dettaglio, di qualità con la grandangolare, per me vale tutta la vita rispetto ad uno zoom 100x che utilizzerete forse due volte, no? Quindi secondo me la scelta da parte di Oppo di inserire una grandangolare così figa, così bella, così pompata come risoluzione è tanto tanto di meglio di uno zoom che poi magari non utilizzeremo chissà quanto. Ecco, l'unica cosa che non mi ha convinto in tutto il pacchetto è la fotocamera frontale, non tanto nelle foto che secondo me scatta più che bene, ma nei video che arrivano ad una risoluzione massima di 1080p a 30 frame per secondo, quindi in questo diciamo che non è all'altezza rispetto ad altri top. Da 10 poi è tutto ciò che si trova sotto al cofano, no? Abbiamo uno Snapdragon 888 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, gestito da un'interfaccia ormai quasi perfetta con Android 11 a bordo, che fa muovere questo Find X3 Pro come un petardo, ragazzi, ma un petardo di quelli proprio, no? Che vanno a bomba. Funziona perfettamente in tutto, dal gaming all'uso delle varie applicazioni, non ci sono lag, non ci sono impuntamenti, e tutto funziona alla perfezione. Ragazzi, è inutile perdersi troppo in chiacchiere, qui cavalleria ne abbiamo tanta che possiamo venderne addirittura al mercato. Per quanto riguarda l'interfaccia, il software, la ColorOS con l'ultimo update porta diverse chicche e migliorie che va a vestire perfettamente questo Oppo, ma soprattutto non dovrete scaricare applicazioni alternative, c'è praticamente tutto tutto al suo interno. E poi alcune funzioni che mi piacciono davvero un sacco, tipo il traduttore direttamente all'interno dello smartphone che va a tradurre ciò che andiamo a selezionare al volo. Ragazzi, sì, non so l'inglese, va bene, allora. E poi c'è anche una sezione privata per un lavoro piuttosto che la vita privata, o se avete l'amante ad esempio. Ovviamente, manco a dirlo, è un dispositivo dual sim 5G, e manco a dirlo, come al solito non ho potuto provarlo visto che qui a Vicenza da me il 5G non c'è. La ricezione, posso dirvi che comunque è davvero tanta roba, riceve molto molto bene un po' ovunque, anche nei miei scantinati, quindi zero problemi sotto questo punto di vista. Non ho avuto problemi in chiamata, non cadono le chiamate, i sensori funzionano tutti perfettamente, ed è anche ottimo il vivavoce sia in chiamata perché è stereo, ma anche stereo ovviamente sono i video, se andiamo a guardare ad esempio un film, piuttosto che ne so, ascoltare ad esempio della musica su Spotify. Il volume è convincente e anche abbastanza equilibrato, nonostante la capsula sia condivisa come speaker, si sente parecchio bene. Metto qui sopra un attimo lo smartphone, ragazzi, perché devo parlarvi probabilmente del punto più critico di questo dispositivo, cioè la batteria, che è da soli 4500 mAh, che non è un numerone. Beh ragazzi, in questi giorni di test dove ho utilizzato molto questo smartphone per fare foto, video, download, scaricare tutte le app, sono sempre comunque arrivato a sera superando le 5 ore di display, qualcosina di più, a volte anche 6 ore, utilizzandolo tutto a manetta però, con il display in QHD Plus, con i suoi 120 Hz, ovviamente quando li utilizza, visto che lo fa in modo smart, diciamo, no? Un'autonomia certo non da 10, ma da 10 alla ricarica,
ricarica, che è davvero super veloce, che nel tempo di una doccia di 15 minuti questo smartphone si ricarica del 50% e in poco più di 30 minuti sarà completamente carico. Ma ancora più sorprendente è anche la ricarica wireless, che raggiunge i 30 watt ed è anche inversa. Tecnologia che stranamente la concorrenza non ha adottato, ed è difficilissimo da trovare dispositivi così veloci per quanto riguarda la ricarica. La differenza è netta. Passare da altri smartphone a questo, lo collegate al caricabatterie davvero in 10 minuti, vedrete schizzare la ricarica e vi permetterà di utilizzarlo per tutto il resto della giornata. Quindi diciamo che con questa tecnologia l'autonomia non è più un problema. Ad aggiungersi a tutto quello che vi ho appena raccontato, abbiamo il GPS che fissa davvero in un niente. Il wifi è di tipo 6, c'è l'NFC, un sensore per le impronte perfetto e preciso, che però è posizionato un pelino troppo in basso rispetto al solito e bisogna farci un po' l'abitudine, basta fare un pelino di rodaggio poi non è più un problema. L'OTG è presente, ed è presente anche un'uscita video direttamente dall'attacco tipo C per utilizzare ad esempio dei monitor esterni, ma soprattutto, ragazzi, è anche certificato IP68, quindi è una scheda davvero completissima da 10. A chiudere questo racconto bisogna parlare anche di prezzo, 1149 euro, e come detto in unboxing, assieme a questa cifra comunque ci portiamo a casa un bel ecosistema quasi completo targato Oppo, partendo dall'Oppo Watch da 46 mm, che si è anche da pochissimo aggiornato con delle watch face davvero incredibili. Poi abbiamo una cover in Kevlar bellissima, molto più bella di quella compresa in confezione, che comunque c'è ma è molto più figa. Poi abbiamo un caricatore wireless rapidissimo e soprattutto molto, porca miseria, interessante l'assistenza casco per 449 euro di pacchetto. Bene ragazzi, penso di avervi detto praticamente tutto su questo Oppo Find X3 Pro, no? Come avete capito, le vere lacune sono poche, sono molto poche. Certo è un peccato, ho sentito molti di voi lamentarsi della mancanza della periscopica, no? Del Find X2 Pro, ma ne abbiamo guadagnata una grandangolare da 50 megapixel, ragazzi, che io preferisco. Poi quest'anno il taglio di memoria passa da 512 a 256 giga, però cala anche il prezzo di 50 euro in meno e ci regalano 449 euro di prodotti a corredo. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione se volete aderire a questa promozione. Sicuramente non è uno smartphone da 10 per molti di voi, come avete letto dal titolo, ma può esserlo per tanti altri. Sicuramente le alternative su questa fascia di prezzo non mancheranno quest'anno. Comunque ragazzi, io mi sento di consigliarlo, perché come con il Find X2 Pro, anche questo con Oppo quest'anno è davvero tanta roba. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto. Come sempre, se vi va, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, mettete un bel like a questo video, magari fatelo conoscere a tutte le persone a cui vi interessa far vedere questo Oppo, e noi ci vediamo prestissimo per un'altra chiacchierata, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao a tutti ragazzi e a presto.